Silenzio. Silenzio in aula. A papà non piace. Così tanto perché fai ballare tutti quanti e dalle volte fai ballare anche me. Coi pantaloni scampanati danzerò balletti degni del migliore John Travolta. Disco music, disco music, sei molto coinvolgente, disco music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo. E canto please don't let me be misunderstood mentre parcheggio nel parcheggio l'Alfa Sud e mi precipito giù in pista perché sta per cominciare la disco music, quella degli anni 70. Martedì
13 aprile 2021, torniamo in diretta in questa quindicesima puntata di A Papà Non Piace, come ogni martedì sulle web frequenze di RKO, www.rkonair.com. Questa settimana saremo io e il buon Jack Di Ben, che so di essere pronto dall'altra parte della città, ma abbiamo voluto dedicare l'apertura a Elio e le storie tese. Perché? per l'argomento della settimana, ma non ne possiamo parlare adesso perché la nostra puntata non può iniziare senza la nostra amatissima Solillo. Che cazzo? A papà non piace. A papà non piace. Che cazzo la conosce? Come umano lei. A papà non piace. Guarda che io sono buono e caro, non esageriamo. A papà non piace. Guarda che io sono buono e caro. Chi cazzo lo conosce? Non esageriamo. Non esageriamo. A papà non piace. Continui, continui. Continui a suonare. L'animo acci tua maledetta, a me che ho perso. A papà non piace. Mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto. E allora, buonasera. Buonasera amici web ascoltatori, martedì 13 aprile 2021 in diretta in questa quindicesima puntata di A Papà Non Piace, sempre dalle nostre casette. In diretta dall'altra parte della città c'è il buon Jack Di Ben. Buonasera Chianti, buonasera a tutti quanti. Buonasera, sì, buonasera. Come va Jack? Come bene, va? Bene. È stata una settimana, diciamo, ridente. Sì, molto, cioè, direi. Partita, diciamo, da domenica 4 aprile, poi si è trasportata proprio fino a... alla fine, diciamo, è stata una bella settimana ridente, sì, sotto tutti gli aspetti, chissà per quale motivo. Bellissimo, c'è questo tormentone e non ci esimeremo nel parlarne, esatto. Perché esatto. È qualcosa di fantastico. Molti non capiscono le battute perché sono fuori da questo esatto. C'è gente che mi scrive ma perché, ma che cosa è successo, ma chi è sto Lillo? Sono ma Lillo. Perché hai cagato, cioè, ma perché hai cagato? E invece qualcosa di straordinario, come direbbe Sacchi, è incredibile. Cioè, ragazzi, ma che cos'è LOL? Cioè, ma ragazzi, chi ride? Se avete ma Amazon che... Prime, io veramente. Non potete, non ha... cioè, esce proprio, sai, dice guardami in alto. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate su Amazon Prime, prendetevi quanto dureranno in totale, un paio di 2-3 ore. Se non volete guardarlo tutti insieme, bah, mezz'ora alla volta durano le puntate. Quindi state no, lì, perché... se siete tristi. Qualcosa di strabiliante, cioè, questo è l'argomento del giorno, eh? Quindi scriveteci esatto. nel messaggio privato di WhatsApp, tramite email, io dico sempre tramite email, io voglio ricevere una cazzo di mail durante ragazzi, la diretta. Se qualcuno ci sta ascoltando, mandateci una mail perché la leggeremo in diretta. Sì, io voglio leggere una mail in diretta, l'indirizzo è apapanonpiace@gmail.com. Io voglio leggere una mail in diretta, manda qualsiasi, io vi giuro, qualsiasi mail voi inviate, io esatto, la leggerò. Sollillo. Allora, se qualcuno invia Sollillo, glielo diciamo in privato, vi rispondiamo in privato, vi invitiamo, esatto. Non lo so che cosa può succedere, ma se voi scrivete Sollillo, la fine, proprio la fine. E quelli della radio non vale, che perché ovviamente, esatto. Diciamo, internamente poi iniziano ad arrivare 800.000 mail che dovete vincere voi, no? Basta, no. Quelli fuori, oltre radio. Gli ex radio. Extra radio, sì. Seguiteci anche sui social, ovviamente, quindi la nostra pagina. Sempre. Pagina Facebook, che abbiamo Papà Non Piace, su Instagram,
e seguitici anche sui migliaia e migliaia di canali podcast che sono disponibili. Ovviamente noi ne citiamo sempre il solito, che Spotify, senza avere nessun compenso alle spalle, e quindi però ce ne sono tanti altri, però non si offenderanno. No. L'ultima puntata leggeremo tutti, cioè ve lo dico in anteprima, leggeremo tutti i canali podcast. Nell'ultima puntata di questa stagione li leggiamo, li elenchiamo in ordine alfabetico, così esatto, non... con le pronunce perfette anche. Ok. Allora, questa settimana post-pasquale, che è finita, diciamo, a ieri, che ieri era il lunedì post-pasquetta, diciamo così. Sì. Ora, che festività abbiamo, diciamo, in avvenire? Il 25 aprile, mi sembra di vedere dal calendario. Il 25 aprile, sì. È la prima festa. Che è di domenica. Sì, bella frecatura, quindi, no? Voglio dire, non è che... Bella, cioè, non è che potessimo fare chissà cosa. Però, sai, capisci, magari... un giorno in più che lo zompi, sai, stai tranquillo, è rosso. Invece no. Poi l'altro, il primo maggio, ormai il primo maggio. Ormai. Dolori al cuore. Di sabato, quindi magari anche chi lì lavora il sabato, ah, beh, dai, anche lì più o meno, dai. Weekend, chi invece non lavorava lo ha preso anche lì. No, poi non c'è niente, ci sono i santi, magari leggeremo oggi è San Martino Campanaro. Dormi tu oggi 13. Ma non è 7 ottobre San non Martino. Lo so, sul mio calendario c'è scritto San Martino, e vabbè, ma sarà un Martino fake. Esistono anche i santi fake. Ma sì, dopo lo chiediamo a Don Matteo. Però, Matteo. Allora, San Martino, l'11 novembre. Qui sul mio calendario c'è scritto San Martino. Chissà quale Martino è. Vediamo, San Martino, vediamo. Il live, santo del giorno di oggi. Oh, c'è il scritto San Martino. Giorno. Allora, il santo del giorno è San Martino I, papa e martire. Papa? La vita di questo martire del dovere che... con ammirabile eroismo, aspetta che è finita la pagina, che con ammirabile eroismo bevette fino all'ultima stilla il calice delle amarezze per la difesa della Chiesa, dovette certamente apparir grande ai suoi contemporanei. E poi c'è tutta una pagina che non sto a leggere, quindi se volete andate a cercare voi. Però quello ufficiale, il Martino, San Martino, è l'11 novembre. Si fanno, non so, i panzerotti, chi le frittelle, chi si beve la canzone, il vino a motore, insomma, sì. Ma non lo sapevo, questo San Martino di oggi, sono rimasto abbastanza shocked. In che senso? Non mi aspettavo che oggi fosse questo San Martino fake. Because... No. È un San Martino, diciamo, di serie B, non so come dire. Serie B, serie C. Ma... Vabbè, lasciamo, oggi sì, sa, sì, ci sì. Censurerà la Chiesa, tipo la diffida papale. Cioè. Va bene, facciamo così: noi mandiamo un pezzo che è un pezzo ricollegandoci un po' alla scorsa puntata. Abbiamo avuto ospite Kayam, piccolissimi problemi tecnici non ci hanno permesso di avere. La puntata poi in podcast e quindi riascoltabile, motivo per il quale con questa invece ci siamo assicurati che insomma andasse poi tutto a buon fine. Ci scusiamo con Kayam e con tutte le persone che ci hanno seguito, siete stati tanti, lo sappiamo tramite appunto lo stesso Kayam, i nostri riscontri, diciamo così. Noi per questo motivo vogliamo comunque riascoltare un brano dei suoi, che è l'ultimo che era uscito, che si chiama Non fermarti mai, quindi ce lo andiamo ad ascoltare e ci sentiamo dopo, procedendo poi con il nostro programma. Oggi lo vedo molto ridicolo come programma. Abbastanza. LOL. Vuoi presentarlo tu? Chi sei? Sono Lillo. Perfetto. Da piccolo, faccia al sole su quei balconi tipici del meridione, ringhiere rosso fuoco nel portone, l'ombra sotto l'androne, tutto ciò che non serve sapere, pompa sangue nelle vene, e se proprio non viene, prova a trovare nuove strade parallele. Non attendere che tutto accada, prendi quello che serve, prendi quello non che c'è serve. Fermati, ma...
tutto attorno a me cambiava. Sentivo che la testa mia sbandava. Quei colori erano ormai refrigerio e la vita mi faceva ogni giorno più serio. Mentre tutto attorno a me cambiava, sentivo che la testa mia sbandava. Sentivo che la testa mia sbandava. Non fermarti mai, Khayyam, il pezzo del nostro ospite di settimana scorsa, ci ha fatto un immenso piacere poterlo riproporre anche questa sera. Allora, rientriamo in diretta, ovviamente è il martedì 13 aprile, questa puntata, ovviamente in questo caso sì, potrete riascoltarla anche sui tutti i nostri portali audio, ecco. Lo state facendo in questo momento sicuramente, quindi ci state ascoltando in podcast e quindi a quest'ora erano le 21:17 per voi che ci state ascoltando in podcast. Sì, sì, sì. E vi salutiamo anche se non è la stessa ora. Allora, cosa è successo durante questa settimana anche a livello calcistico? L'ira di Dio, i nostri ospiti sono tantissimo. Sempre i primi ad essere, come dire, interessati in ciò che accade, tant'è che noi abbiamo in diretta il nostro ospite principale, uno tra i principali, ecco. Vabbè, lui dirà che è l'unico, è vero, ospite. Vediamo se in linea... Usa la testa e rispetta le regole, distanziamento e mascherine. Te lo dice Dio Ibra. Buonasera Ibrahimovic, buonasera. Ciao Antonio, e come va? Tutto bene? Tutto bene. Ho visto che ha avuto anche lei un po', no? Uno scontro verbale. Settimana di merda. No. Iniziata male, finita male. E io ho detto arbitro, no, ho detto mi sembra strano. E lui ha capito, si è bastardo, Ibra fuori. E non è vero. Ma infatti non sappiamo è vero. Che... Insomma, lei non è avvezzo, no? alle parolacce. No, ma io no, mi sembra strano. Ho detto vai a casa, se non ti interessa fare arbitro. Non ho detto sei bastardo, ho pensato, ma non ho detto. E poi si è sentito dall'altoparlante di San Siro, Maresca, si sembri tu, Maresca. Ma io quando è andato via ero toccato, Maresca è sempre lui, prima con Inter, con... Mister Conte, poi con me, sempre protagonista, e lui ti fa Napoli, vero? Ah, probabile. Però Ibra, io c'è da dire una cosa. Dal periodo di Sanremo in poi è un po' calato il rendimento, Ibra. Infortunio, e poi Rosso, e poi non sto segnando secondo posto. Infatti. E tra un po' lo pettiamo secondo di questo passo. Dice che ormai la Juve è lì? Ma Juve lì, c'è Atalanta lì, c'è Napoli lì, io voglio andare in Champions, se no Ibra non rinnova, io lo dico, No Champions, no patti. Patti Pravo? Anche lei, Patti Pravo, saremo, io ricordo. certo. Ormai mi aspetto. Va bene, Ibra, noi, che dire, ovviamente siamo dalla parte di chi, no, non è mai volgare, quindi vogliamo provare a crederti, anche se... Io ho detto, è strano che tu fai arbitro, non ho detto sei bastardo, giusto, che giusto. È diverso, però arbitro mi ha squalificato e non è andato bene neanche ricorso, quindi non c'è Ibra, contro quei mostri del Genoa non giocherò. Cosa vuole dire a chi l'ha preso al fantacalcio, Ibrahimovic? Ibra si scusa con fantacalcio, ma abbiamo... No, calcio! Abbiamo ancora 8 giornate, possiamo fare ancora 10 gol e vincere tutto.
Bene, bene, bene. Va bene, siamo contenti per questo. D'accordo, Ibra, allora noi ti ringraziamo. Io vado a bere un po' di vino. Pochino, mi raccomando. Ciao. Ciao Ibrahimovic, grazie, grazie, buonasera. Buono Maresca, Facco. Lo sapevo che doveva bestemmiare fuori onda. Vabbè, insomma, è il solito Ibrahimovic. Sì, abbastanza turbato da queste due settimane, proprio è stato molto assente. Non è... Sì, parecchio. Molto parecchio. Deconcentrato. Invece Conte avrà sicuramente avuto modo di, insomma, sottolineare l'atteggiamento, no, di questo arbitro. Credo che possiamo avere in linea anche lui. Vediamo un po'. Buonasera mister Conte. Buonasera. Buonasera. Ma sono tranquillo, sono felice per questo record che abbiamo fatto. 11 punti e 11 vittorie consecutive nel girone di ritorno. Nessuno come Antonio Conte nella storia. Io amo le sfide, questa è una sfida importante, portare una squadra che ormai falliva da 10 anni a vincere il campionato. Quasi fatta per questo scudetto, nel frattempo ci... A dare in bocca alla Juventus. No, cioè, si è scrollato di dosso proprio la sua juventinosità, come si può dire, no? Ah, io sono un professionista, certo. Dove va la bandiera vado io. Quindi... I soldi, la bandiera. Ma 12 milioni, una bella bandiera, potrebbe essere anche 13, quindi chissà, ancora di più dell'Inter. Sì, adesso sta fallendo, diciamo, le squadre di Suning falliscono per pagare solo il suo stipendio, Conte. L'importante è che il mister fa il suo lavoro, viene pagato, poi di tutto il resto a noi non interessa. Noi vogliamo i calciatori, vogliamo giocare e vogliamo essere pagati. Che ne pensa di chi l'accusa di poco calcio spettacolo, seppur, diciamo, 11 vittorie consecutive sono, insomma, un filotto importantissimo? Ma non si capisce di calcio, ormai qui sono diventati tutti teorici, tutti a parlare di football, ma solo davanti alle telecamere, nessuno che va in gambo. Ranocchia lo farà giocare un po' di più, mister, prima che pare che vada via, giusto? Ranocchia, appena vinciamo lo scudetto, possiamo fare qualche minuto in più. Ah, ottimo. Però anche quando gioca, però, mannaggia lui, Ranocchia. Lo dobbiamo mettere anche. Mi ricordo che abbiamo anche un certo Kolarov. Forse lo mettiamo, non so. Forse, ok. Kolarov is the new Eriksen. È stato fondamentale Kolarov quest'anno. Quindi, per fortuna, non lo faccio più giocare perché in panchina crea un bel ambiente. Quindi, sta facendo bene. Lo ha salutato Nainggolan la settimana scorsa? Ma ci hanno detti ciao da lontano, lui ha detto qualcosina con la bocca, sicuramente mi ha detto grazie mister. Sì. Sicuro, però alla fine abbiamo vinto noi e quindi Nainggolan ha perso. E Antonio Conte vince due volte. Bene, bene, noi siamo felicissimi. Speriamo, insomma, di far meglio un po' in Europa l'anno prossimo, no mister? L'Europa è un altro passo, forse 12 milioni non bastano. Dobbiamo vedere, magari possiamo arrivare a 15, almeno per passare i gironi. Ecco, infatti. Almeno per i gironi 15, se vogliamo vincere poi, che sono i 30 milioni di Ronaldo? Zero niente. No, infatti. Va bene. D'accordo, mister, noi la ringraziamo sempre per, insomma, la sua disponibilità. Ecco. Settimana prossima Napoli, giusto? Beh, Napoli è una bella squadra. Rino, un grande amico, ma puntiamo a fare le 12 vittorie anche, sì, con un bel calcio che non ci sarà. L'importante è vincere, mister. L'importante è vincere. Musetto corto. a proposito di Gattuso, ha visto il piccolo battibecco che c'è stato fra lui e Quagliarella? Che ne pensa? Ho visto un video, è stato anche un signore Gennaro, okay. È stato molto, molto tranquillo, gli ha detto guarda la partita, non ti preoccupare che la telecronaca la so fare.
Questa è la traduzione di ciò che gli ha detto. Va bene. Sì. Va bene, d'accordo, mister. Noi la ringraziamo per essere stato con noi anche questa sera. La lasciamo, ringrazio, insomma, alla sua serata. C'è la Champions, che fa? La guarda? Sì, c'è la Champions. Ci prepariamo a vedere come si passa il girone l'anno prossimo. Arrivederci. Ci sta questa, la ringrazio. Arrivederci, mister. Salve, salve. Sempre questa vena un po' piccante, Conte. Sì, l'ha buttata lì alla fine. Ci sta. Spumeggiante. Dunque, le partite di stasera, per chi segue un po' il calcio, sono Chelsea-Porto e PSG-Bayern. Insomma, sono ancora tutti sullo 0-0. È strano, per essere partite di Champions, 0-0. Diciamo che dovrebbe recuperare il Bayern. Sì, c'è il Porto questa sera. Poteva esserci un'altra squadra, ma pazienza, voglio dire. Ma alla fine abbiamo fatto male. Buonasera, mister. Siamo usciti... Abbiamo fatto cagare in Champions dagli ottavi e comunque adesso dobbiamo puntare ad arrivare in Champions e oggi vediamo. Grande spolvero di... abbiamo un po' i nostri ospiti del mondo del calcio, non so se ha sentito anche Ibra e il mister Conte. Lei, mister Pirlo, anche lei oggi insomma guarda le partite da casa, come sta vivendo questo finale di stagione alla prima panchina in Serie A? Alla fine è tutto normale, me lo aspettavo, anzi avevo detto mi aspetto di mangiare il panettone, mangiato quello e la colomba. Bene. Adesso vediamo di mangiare il gelato tranquillo quest'estate. Bene, una bella granita e via. Ma chissà, vedremo, alla fine faranno le valutazioni, siamo tutti in dubbio e vedremo. Io sono tranquillo, non mi agito mai, quindi sono molto calmo, anche se facciamo cagare, però c'è molta autocritica, vedo, mister. Ma sì, stiamo giocando male, non si può negare. Ma Ronaldo, che le chiedo, ha buttato via la maglia? Un po' di stizza, un po' di mal di pancia, che sono successo? Arrabbiato perché ha sbagliato il gol davanti alla porta, poi ha regalato la maglietta a racchetta palle, non c'è riuscito una volta, due volte, la terza l'ha lanciata proprio in faccia e quindi si è un po' arrabbiato. Ok, d'accordo, diciamo che è andata così, va bene. Contiamo, va bene, il caso. Sì, lasciamola scemare un po' questa... Sì, lasciamo proprio scemare come stiamo scemando noi. Va bene. D'accordo, mister, grazie ancora. Noi le dedichiamo il prossimo brano, parlando appunto di gelati estivi, che è quello che il brano si chiama Cocorico. Non so se lei ha presente. Ma me lo ricordo, ci andavo spesso col mio amico Lele, a Dani. Andavamo lì a far serata. E... c'era un po' di garra, eh? C'era la figa, Antonio. Grazie a Dani, grazie Pirlo. Si è intromesso un po' così, no? È la F del football, Antonio. Il football, sì. Il calcio, bisogna fare attenzione a quello che si dice. Ok, il football è importantissimo. Chi non guarda il calcio non può capire di figa. Ma Lele, assolutamente no, io sono d'accordo con te, ma c'è modo e modo, insomma, di intervenire su questi argomenti. Buonasera, Lele e Fabio. Beppe, il calcio va seguito? Tu ti guardi le nostre live su La Bobo TV? Sì, ogni tanto mi capita, anzi saluto. Ma non hai mai scritto nulla del football, del calcio, sai, ma... che c'è anche Antonio. Sì, lo vedo. Lele, è uno schifo, Lele. Mi vergogno, Lele, lo schifo del calcio che stiamo vedendo in Italia, Lele è uno schifo. Buonasera Antonio, Cassano, Fabio. Ciao Fabio, che tu mi prendi in giro lì che non so parlare, non va bene, non va bene. Ma no, Antonio, tu... avete chiuso lì, eh? No, ma tu lo sai, Antonio, che noi scherziamo sempre anche sul tuo conto. Diglio anche tu, Fabio, insomma, è un modo un po' goliardico, no, per tirare avanti anche noi. Non mi trovi d'accordo, Beppe, non mi trovi d'accordo. Beh, ventola e finiscila di ridere, ventola. Scusami Antonio, che è molto sempre divertente. Sempre a ridere, stai sempre a ridere. La vostra cadenza è molto, molto divertente, però noi apprezziamo anche questo umorismo, no? che sta venendo fuori anche guardandovi sui vostri social durante le dirette di Bobo Vieri e Nicky Ventola, insomma, Fabio.
il calcio è importante, Beppe, lo sai anche tu, dobbiamo andare avanti, adesso dobbiamo tifare il football, dobbiamo vedere questo Bayern che vince col PSG, perché il calcio del Bayern è diverso, il calcio di Flick è un calcio europeo, non come il nostro campionato, campionato De Zerbi, il Sassuolo non perde mai, punti, non che lo perde mai, vogliamo chiarire. Hai ragione Lele, Fabio, hai ragione assolutamente Fabio, Lele. Va bene, io direi che io vado che come, vado a finire di vedere la partita, Lele. Come dico sempre io, Alisson no, Franco Armani. Grazie, grazie Fabio, Lele. Salve, buonasera a tutti. Vabbè, sono andati. Tanti via tutti. Tutti insieme. Vanno e vengono tutti insieme. Vabbè, mandiamoci il brano che stavo dicendo prima con Pirlo, che è quello di Samuel Cocoricò, insieme a Colapesce, ma senza Di Martino. Non c'è musica. Quindi leggerissima. Non è proprio leggerissima sta musica. Vabbè, ce l'ascoltiamo. Metà e metà. Sì, ce l'ascoltiamo. Va. A noi piace questo brano, anche perché molti non conoscevano il ritornello. Dicono, ma lo dice Cocoricò nel ritornello? Certo che lo dice. Dice sì. Alzate il volume, sentite. Un'altra guerra contro di me. Che se resto solo. Cocoricò, brano di Samuel con Colapesce. Bello, sempre bello. A noi piace sempre mettere questo brano. Speriamo di poterlo ballare in giro, no? Prossimamente. Lo dice Cocoricò. Speriamo, sì, sì, speriamo. Sì, stiamo andando sempre a rilento con queste vaccinazioni. Non so se avete visto tutti quanti oggi, diciamo, le prime immagini di Londra. Tutto riaperto, hanno riaperto tutto, bar pieni, pub pieni, cioè è stato il primo giorno, diciamo, post lockdown, post vaccinazione, quindi si è tornati alla normalità. Cioè hanno riaperto tutto Londra? Tutto. Hanno vaccinato 40 milioni di inglesi,
Quindi sono arrivati alla famosa immunità di gregge. Quindi oggi hanno riaperto proprio, ci sono anche delle immagini, riaprono il bar, tutti pieni seduti, come se non fosse successo nulla. Ma è stato, bello, diciamo, il primo giorno, sì, sì, fatto un po' strano. Certo, ovviamente sempre la mascherina, però diciamo si è tornati un assaggio di normalità, diciamo così. Sì, 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 sì. Cioè, la gente al bar, la birra fuori, seduti. Eh beh, certo, sì. È stato, diciamo, è stato abbastanza, ma ha fatto strano vedere queste immagini, però diciamo, speriamo di riabituarci presto anche noi, fare... Ma sì, bisogna avere innanzitutto un po' di buon senso e poi predisposizione, diciamo, a, al, anche al vaccino. Io capisco che molto spesso qualcuno ne sia spaventato, ne parli male o come dire, urli al gomblotto, però voglio dire, è la strada da seguire, secondo me, eh. Cioè, diciamo, specifichiamo che in Inghilterra hanno fatto tutti AstraZeneca, quindi tutti quanti, quindi la classica polemica, lo togliamo, non lo togliamo, AstraZeneca è il vaccino inglese, quindi hanno fatto in Inghilterra solo quello, quindi va bene, datevi da fare, insomma, torniamo un po' alla normalità anche in questo modo. Allora, parlavamo a inizio puntata, cambiando un po' argomento, di LOL. Che cos'è, sì, LOL? Per chi non ha avuto modo di... per chi vive fuori dal mondo, potrei dire. Esatto. LOL, il titolo ufficiale è Chi ride è fuori, è una serie di Amazon, ok? Original Amazon. Cosa accade? Che ci sono 8 comici, se non vado, sì, errato. Sì, 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 8 sono comici. 8 comici. E sono stati chiusi all'interno, 10 comici, scusate, all'interno, sì, di una casa teatro per 6 ore consecutive, ok? Questo, all'interno di questo, di queste 6 ore, tutti i comici hanno l'obiettivo di far ridere con qualsiasi mezzo tutti gli altri, perché ognuno, il primo che ride, perde, viene eliminato dal gioco, ok? È divertente. Intanto ci scrivono quando dico qualcuno fuori dal mondo, dice alludi a qualcuno in particolare con facce da teschio. Non dirò chi l'ha scritto. No, non alludo a nessuno, ma anche a te, cara ascoltatrice. Non l'hai visto? Mi è caduta sul LOL. E insomma, quindi vengono eliminati quando, diciamo, c'è la risata, ok? Quindi man mano vengono eliminati. Ora, se si fa un giro online, te lo spoileri un po', no? Ti vedi, esatto, un po' di sketch, eccetera. Un po' di quelli, masto ormai. Sì, quelli che stanno andando per la maggiore sono... vuoi dirli tu, Jack? Beh, sono, diciamo, la battuta "hai cagato" di Angelo Pintus, che stava, diciamo, riproponendo la voce del buon Canavacciolo, e poi Sollillo, che ormai di Lillo, del di duo Lillo e Greg, okay. Sollillo ed è, quindi... è diventato una cosa incredibile, ovviamente. Se ci si fa un giro sui social è più evidente, ecco, è più difficile addirittura parlarne, esatto, che non insomma, c'è bisogno di tanto ausilio video per spiegarlo, sì, 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 sì. Comunque ricordiamo anche che, diciamo, questo format, poi io andando a leggere un po', diciamo, si basa su un format, non me, sì, lo sarei, esatto, mai aspettato, giapponese, ideato dal comico Hitoshi Mozimoto, diciamo, è basato su questo, poi l'avranno sicuramente europeizzato, sì, perché non, diciamo, comicità giapponese penso non avrebbe mai fatto colpo, anche se c'è la buona Mara Maionchi e Fedez, che sono i conduttori, diciamo, dall'alto, un po' come le voci di Mai Dire Gol. Però così. C'era lì proprio... Ma ha fatto abbastanza ridere Mara Maionchi, diciamo, sempre bello vederla, bella, sincera, schietta, così, così, bello.
Cioè, sappiamo chi ha vinto, ok? Perché se sì, non ve lo spoileriamo, però sappiamo chi ha vinto. Perché, sì, perché comunque è un sono podcast, quindi quelle puntate lì. Però se vi fate un giro online, meritato, è uno dei personaggi divertenti, devo dire. Comunque, sì. Parentesi 0-1 Bayern Monaco, cioè Paris segnato. 0 Bayern 1. Mai visto che ha segnato. Ha segnato Choupo-Moting. Proprio lui. Ma Choupo-Moting l'anno scorso, tu sai che giocava a Paris Saint-Germain? Ah. Ha fatto fuori la dea del Gasp. L'anno scorso lui giocava al PSG, è stato mandato via a zero e ha punito adesso il PSG. Beh, ci sta. La storia del calcio, il football. Come direbbe qualcuno. Intanto voglio salutare anche Francesco Frisari che sì, scrive sì. Sbaglio o questa è la tipica giornata da Old Dublin? Sì. Quel misto pioggia. Sì. È proprio, non sai piove non piove, poi esce, piove, vai lì e rimani sotto a scroccare la copertura con la birra. Torneremo a fare questo. Eh sì. Torneremo, mi auguro presto, così ci ubriachiamo un po', saremo tutti felici. Va bene, allora ci andiamo ad ascoltare un altro brano nel frattempo, così ci riprendiamo un po', e sì. Poi dopo magari interverranno i nostri ospiti più, come dire, più in voga, ecco, come fosse il LOL nostrano. E ci andiamo a ascoltare un nuovo brano di Motta, è uscito questa settimana, si chiama E poi finisco per amarti. È un po' il solito Motta, però in una chiave un po' differente. Diteci voi, a noi piace, vediamo che ne dite voi. Ce l'andiamo ad ascoltare? Andiamo. Ma è Motta? Siamo sicuri? Solillo. Ok. Io non ce la faccio, ragazzi, cioè, potrei all'infinito potrei godere di questo tormentone. Sentiamo Motta, ciao. Se tornassi indietro ci proverei di nuovo, anche se
E poi finisco per amarti. Motta. Un lavoro al quale si sta dedicando da negli ultimi 3 anni, da quando era uscito lo scorso disco Vivere o Morire. Sì, parecchio che non... A distanza di 3 anni ha tirato fuori un nuovo singolo e quindi probabilmente, anzi quasi certamente, un nuovo disco. Un po' come ha fatto Capo, un po' come faranno i ministri. Non so se avete avuto modo di guardare online. Hanno pubblicato, hanno pubblicato nella data di ieri, se non vado errato, sì, dovrebbe essere la copertina del loro nuovo disco, che si chiama Peggio di Niente. È anche il loro nuovo disco, no? Sì, è un nuovo disco dei ministri. E infatti loro stessi, annunciandolo, hanno scritto "Era ora". Quindi... Beh, ci sta, ci sta. Speriamo che questo 2021-22 anno musicale sia bello, bello positivo e ricco di eventi. Speriamo. Tra l'altro, la foto poi che hanno postato sempre i ministri come loro nuovo foto di profilo li ritrae in tenuta bianca, diciamo, pantaloni con giacchetta e collari elisabettiani. Quindi in stile molto retro, ma completamente bianchi, con questi fronzoli anche dai gomiti, diciamo dalla maglietta dei gomiti che vengono fuori dalle camicette dei gomiti, e guanti in lattice bianchi di plastica. Aggressivi, insomma. Sì, ci sarà un qualche messaggio ovviamente dietro. Attendiamo davvero l'uscita poi del disco. C'erano mancati anche i ministri. Peggio di Niente si chiama il disco dei ministri. E nulla, questo sono un po' di spoiler, nuove uscite a breve, insomma siamo contenti che nonostante tutto, come si suol dire, la musica non si ferma. Va bene. Ora io direi che, insomma, c'è un personaggio che non contattiamo, o meglio gli lasciamo ormai pochissimo spazio. È anche vero che ormai Non c'è più notizia su di lui. Non conta più ormai. Esatto. Però sì, sì. È comunque è stato sempre il nostro ospite gradito, ci ha tenuto compagnia, insomma, durante un periodo davvero difficile un po' per tutti. Beh, ci è stato sempre vicino, le prime notizie, diciamo, le prime news su questo Covid, quindi sì. È stato sempre presente. Quindi merita di essere sempre con noi. Sì, quindi io direi, senza indugi ulteriori, vediamo un po' se il collegamento è pronto. È con noi, diciamo, l'ex presidente. Eccolo qui. Buonasera, presidente Conte, buonasera. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Buonasera, presidente. Sì, va abbastanza bene, dai, diciamo di sì. Lei come sta? Tutto bene, continuo a vedere che non è cambiato nulla, Quando lo faceva Conte era un cattivone, tutti a puntare il dito contro, invece adesso fa il draghetto e si può fare, va bene. Non voglio fare polemiche. No, infatti. Sì. Era solo una piccolissima frecciata. Leggerissima, delicatissima, direbbe. Piccola proprio, non si è fatto male nessuno. No, come se la sta passando, presidente, in questo periodo? In questo periodo, come dicevo l'ultima volta, mi sto concentrando sul mio ruolo di professore in questa università di Firenze. Ormai ho fatto anche sto facendo un po' di sport, mi hanno paparazzato mentre correvo, ero in tenuta ginnica e quindi mi hanno un po' paparazzato, ma sono comunque felice perché questo aumenta la mia popolarità sui social. sta procedendo la sua attività? Stiamo creando un profilo adeguato su TikTok, come dicevo. Quindi mi sto un po' esercitando con il comitato tecnico scientifico per alcuni tipi di balletti che andremo a fare. Abbiamo preso anche un coreografo, perché non dobbiamo sfigurare sui social. Dobbiamo puntare ad entrare nella top 10 dei TikToker, quindi non mi voglio far mancare nulla.
ovviamente, come dico sempre, cercatemi su tutti i social, su Facebook Giuseppe Conte 64, per non confonderci. Ah no, vedo. Invece su Instagram, come sempre, Giuseppe Conte Official. Se vi va, ci sono anche i miei IGTV che ho salvato, quindi potete andarveli a riguardare. Sembra un po'... ha messo un po' di pancetta, no? Dalle foto che vedevo girare online. In realtà era ben mascherata, l'abito, sa... Bah, mica tanto. Quando si va a correre ci si mette un po' tutti attillati, sa, quindi... Però io sono un classico mediano di centrocampo. Ah, perfetto. Perfetto. E dobbiamo tagliare la legna. Simpaticone, presidente. Sono contento che ha insomma, mantenuto il suo spirito goliardico, ecco. Sempre, sempre, perché sennò non potremo andare avanti in questo momento. Bisogna qualche giorno sorridere, fa, certo. Qualcuno mi ha ricordato che è passato un anno da quando dissi: dobbiamo fare nomi e cognomi. Ah, il famoso video. Sì, certo, certo. Giorgia Meloni. No, no, certo. Quel mattacchione di Salvini. No, non si può dire, non si può dire. So che non si può dire mattacchione. Esatto. Ho sbagliato, lo so, vabbè. Perdonatemi. No, la perdoniamo, la perdoniamo. Presidente, un ultimo commento. Le chiedo anche a lei, come ho fatto un po' con tutti gli ospiti. Dica. Lo sta guardando LOL, il tormentone? Assolutamente sì, ha fatto morire quel simpaticone del duo lì, faceva sempre la battuta, sono Lillo, sì. Poi l'altro, diciamo, poco carina, no, hai cagato, diciamo, non era il caso, vabbè, però sono Lillo. Ogni tanto lo faccio anch'io, mi sveglio la mattina con la mia compagna, sì. Olivia, faccio sul Lillo e me ne vado. Ma secondo lei ci stava all'interno di questi comici un Maccio Capatonda? Assolutamente sì, io so che stanno pensando già alla seconda edizione, ho sentito anche Nino Frassica che l'ha sponsorizzato, il mio amico Nino, vedremo, potrebbero esserci... Delle belle sorprese. Io sicuramente non ci sarò. Beh, lei, diciamo, non è un comico. No, io no, però ce ne sono tanti lì. Ah, beh. Beh, su questa battuta forse mi ricredo sulla mia, presidente. Simpatico, simpatico. Ce ne sono tanti. Va bene, va bene. Noi la ringraziamo, presidente Conte. Sempre un piacere averla ospite da noi. Io vi ringrazio, torno a fare un po' di Taburulan. Guarda, le dedichiamo il prossimo brano, che parlavamo prima dei ministri, e ho recuperato un brano un po' divertente anche dei loro, tra i loro brani, che si chiama La faccia di Briatore, non so se lo ricorda, di qualche anno fa. L'ho sentito, però io di ministro ormai me ne intendo, quindi... No, infatti, vabbè, noi ci andiamo ad ascoltare, poi ci sentiamo dopo con A Papà Non Piace. Grazie ancora, presidente, salve! Alla gente piace vedere la faccia di Briatore, e non c'è niente da fare, e ti devi rassegnare, e agli occhiali da sole, e alla pelle marrone che su di te non funziona. Cosa c'è da capire? È una faccia normale, e è una faccia marrone. Carta straccia.
gente in riva al mare e piace prendere il sole per diventare marrone e proprio come Briatore e per essere sicura che sia lo stesso colore e passa il tempo a sfogliare Bene, siamo alle 21.59, in perfetto orario per concludere nel migliore dei modi ogni puntata. Poco poco, piano piano, come piace a noi, sottovoce, con il nostro inimitabile ospite, con la O maiuscola, che tutti attendiamo affinché egli possa chiudere nel migliore dei modi con la sua chiosa la puntata. A papà non piace. Buonasera Antonio. Buonasera Don Matteo. Come va? Buonasera a tutti. Tutto bene, tutto bene. È stata una bella settimana, simpatica, ridicola. Ho guardato anche io LOL. Ah, anche lei Don Matteo. Le è piaciuto? Su Amazon Prime Video. All'abbonamento? O è quello taroccato? No, no, ci danno tutto qui con la chiesa, ci danno l'appartamento. Questa non è una bella battuta, Don Matteo, questa è una bella battuta, bravo Don Matteo, bravo. Non abbiamo il pezzotto. Non abbiamo? Qui. Il pezzotto. Cos'è il pezzotto? Non sa che cos'è il pezzotto? Eh no, me lo dica lei. Mi parlava di legalità prima, no? Ah, il col pezzotto paghi 20 euro al mese e hai tutto. No, non percepivo, Don Matteo. Le chiedo scusa. Però è bello sapere che lei non ha il pezzotto. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Noi paghiamo tutto e quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Con la giustizia, ecco. Bene. Con la giustizia divina. Anche con quella. Diceva oggi? Ho sentito che a inizio puntata parlavate del santo del giorno. Sì, sì. San Martino. Ci districhi lei questo dubbio che ci è venuto? Beh, oggi è San Martino Papa, come il mio amico Francesco Papa, e io oggi volevo dedicare un brano, un piccolo brano, niente di pesante, a questo santo importante. Posso? Quindi si tratta di Papa Martino I, giusto? Esatto, Papa Martino I. Lei ricorda in che epoca, no? Ha regnato, perché fondamentalmente, no? Era, no? Sì, adesso vado a verificare un attimo, perché non me lo ricordo. Ma così, a memoria. No, stavo scherzando, no, no. Però, mi ha spiazzato così, non me lo aspettavo. È stato, se non ricordo male, nunzio apostolico a Costantinopoli e poi nel 649 dopo Cristo è stato consacrato Papa. Bello. La nomina è avvenuta senza aspettare il benestare dell'imperatore d'Oriente. È andato e via. È andato ed è diventato Papa. Bene. E quindi abbiamo
questo San Martino che nessuno conosce, a cui oggi voglio dedicare una piccola song. Eh sì, perché tutti conoscono quello dell'11 novembre, dove ci si ubriaca, si beve, si mangia. Si mangiano le frittelle. Bravo, esatto, beve vino. Mangiano quel vino, quanto è buono quel vino. Sì. Beh, adesso vi leggo questo testo importante. Sentiamo. Prego, prego Don Matteo, prego. Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, din don dan, Fra Martino Campanaro, suoni tu. C'è anche la seconda strofa, non lo sapevo. Prego. Suona le campane, din don dan. Ah, è uguale. Poi c'è anche la versione inglese, di cui ormai sono sempre madrelingua. Ah, che vuole elencarla oppure preferisce? Leggo la prima strofa. Certo. Prego. Are you sleeping, brother John, brother John? Com'è? Morning bells are ringing, ding dong dong, ding dong dong. Ma come brother John, fratello Giovanni? Brother John, sì. Ah, c'è un conflitto tra santi nelle canzoni. Poi di San Martino. In francese, Frère Jacques, Frère Jacques. Ah, dormez-vous, sì. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Certo. Sont le matin, ding dong dang, ding dong dang. Quindi abbiamo Martino, John, quindi Giovanni, e Jack, quindi Giacomo. Sì. Cioè, non so perché hanno cambiato. Di tre se ne salva uno, diciamo. Martino, John e Jack. Sì, come Al, John e Jack. Sì. Saranno loro tre, probabilmente. Sicuramente. Se non sono loro, chi possono essere? Sono Lillo. Ah, esatto, Don Matteo. Può darsi che sia lui. L'ho guardato, mi ha fatto questa piccola provocazione. Io lo guardo e quindi le ho saputo rispondere. bello, sono contento. Quindi Don Matteo, no, dica, prego, non volevo interrompere. Dico, sono contento che stiamo arrivando sempre più a queste riprese di Don Matteo 13. Ah. Inizieremo tra maggio e giugno. Procede quindi il casting. Sì, delle, è stato tutto confermato, per fortuna io ci sono e del resto mi interessa poco. Quindi l'importante è che ci sia io che sfreccio con la mia bicycle. Ormai siamo in inglese proprio, ma viene tradotto anche in tante lingue, Don Matteo? Ah, io penso che venga tradotto in tutte le lingue del mondo. Beh, io certo. Penso che a breve verrà anche acquisito i diritti anche su o Netflix o Amazon Prime, sicuro. Non abbiamo dubbi su questo, con tutta probabilità potrebbe accadere, certo. Speriamo presto, così ci guadagno anche io. Benissimo. Dobbiamo essere sinceri. Così non paga il pizzotto là, com'era? Pezzotto. Ok. Va bene, Don Matteo, oggi vuole anche deliziarci con le sue massime? Sì, mi ero preparato qualche piccola massima, se vuole. Certo, non vedo l'ora di ascoltarle. Quando vuole, Don Matteo, prego. Ad ogni uccello il suo nido è bello. Certo. Ai macelli van più bovi che vitelli. All'ultimo si contano le pecore. Giusto. Al tempo, ai matti e ai padroni non si comanda. Altri tempi, altri costumi. Aria rossa o la piscia o la soffia. Arcobaleno, domani è sereno. Domani. Assai domanda chi ben serve e tace. Cane non mangia, cane. Canta e il villan dorme. Chi ben coltiva il moro coltiva nel suo campo un gran tesoro. Chi dice donna
ti c'è danno? Ogni tanto. Chi è in difetto è in sospetto. Chi fa da sé fa per tre. Giusto. Chi fa falla e chi non fa sfarla. Ma cosa? Arrivederci. First reaction, shock. Shock because... Ma cos'era questo finale, Don Matteo? Chi fa falla e chi non sa fa sfarfalla. È un po' complicato. È uno scioglilingua, un po'. Sì. Ma chi fa falla e chi non sa sfarfalla. Chi fa falla. Chi non fa sfarfalla. Ma chi non fa sa far sfarfalla. Chi fa falla e chi non fa sfarfalla. Arrivederci. Grazie Don Matteo. L'ultima. Uno show. È abbastanza complicata. Chi fa falla e chi non fa sfarfalla. Che bello. Sì, è andato, esatto, dicevo questo, è andato proprio a ricercarsi il finale proprio doc. Perfetto. Bello proprio. Già, stato Matteo è sempre così, però fa un sacco piacere, diciamo, averlo costantemente, ascoltare le sue... Sì, perché ci rallegra. Certo, assolutamente sì. Va bene, ragazzi, noi siamo giunti fondamentalmente alla fine di questa 15ª puntata. Settimana prossima tornano gli ospiti. Sì, settimana prossima, martedì 20, avremo gli Nude con noi, quindi... torneremo con gli ospiti, un gruppo, quindi non saremo soli, saremo più di due sicuramente, non sappiamo in quanti. E quindi non mancate, siate sempre con noi dalle 21 in poi, e quindi non lasciateci soli, mi raccomando. Non lo fate mai. Seguiteci quindi www.rkonair.com. Oppure tutte le pagine A Papà Non Piace su Instagram, Facebook, eccetera. Riascoltateci in podcast, noi diciamo su Spotify, ma ce ne sono tutte le altre. Sono tanti. Sono Lillo anche. Basta, non c'è altro da dire. Lo faccio? Fallo, dai. Vado? Sono 22:09, siamo in tempo. Vado, eh? Vai. Io vado, eh? È partita, okay. Non ci si può più fermare. È finita. Va bene, ragazzi, noi vi ringraziamo per averci ascoltati anche questa serata di martedì 13. Settimana prossima, martedì 20. Ciao belli! Ciao! Ciao Jack di Ben! Ciao Kian! Ciao! Arrivederci, Frecchia. Buona giornata. A papà non piace!